Buongiorno a tutti, io sono Grosso, sindaco di Useglio. Useglio nelle Valle di Viù e la più meridionale delle Valli di Lanzo. Come vedete anch'io ho la mascherina che mi deve salvare dal coronavirus. La Valle di Viù è una valle fortunata perché non abbiamo avuto nessuno che ha preso questo virus, anche grazie perché la popolazione è molto attenta e segue molto 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 le ordinanze. Useglio, i commercianti di Useglio hanno aderito alla borsa spesa, portano a casa la spesa a tutti chi ne fa richiesta, in modo particolare gli anziani, come pure la Croce Rossa di Viù porta a casa le medicine a chi ne fa richiesta, che le ordinano direttamente alla farmacia di Viù. Come sindaco mi sono praticato per trovare delle mascherine e grazie alla CTL di Castiglione Torinese che mi ha fornito 200 mascherine, tra le quali io ringrazio proprio la CTL e a mia volta io ho fatto un'offerta a un'associazione di volontariato. Queste mascherine sabato tramite tutte le amministrazioni le abbiamo donate a tutti gli abitanti di Useglio, non solo gli usegliesi, ma anche a chi è venuto nelle seconde case prima del 15 di marzo. Adesso ci devono arrivare a giorni, proprio a giorni, altre mascherine che sono FFP2 che abbiamo ordinato come Unione Alpigraie direttamente alla Cina tramite Cittaslof e faremo di nuovo un'altra donazione a tutte le persone. Come sindaco sono molto preoccupato per le nostre attività artigianali, in modo particolare alberghiere perché sono chiuse. In questo momento, come tutte le altre chiuse, e stanno mettendo proprio in ginocchio queste attività che erano anche una grande risorsa per Useglio e ma anche per tutte le valle. Stiamo già studiando come amministrazione, con la Proloco, con l'Unione Alpigraie, con l'Associazione Commercianti e Consorzio Operatori Turistici, di studiare qualche strategia che quando ci darà di nuovo la possibilità a venirci a trovare i turisti, di essere preparati con delle promozioni che possono di nuovo incentivare il turismo. Io adesso voglio augurare a tutti voi una Santa Pasqua, che sia di speranza e di rinascita per tutti. Grazie a tutti, vi raccomando, state a casa e buona giornata.